Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di iRacing. Il mio inglese fa schifo, ma non importa, non è questo l'argomento, non ce ne frega niente. Andiamo avanti e parliamo di questo simulatore di guida che nasce per, secondo me, una cerchia ristretta di piloti virtuali. E questo potrebbe sembrare la conclusione del video, ma in realtà è la base sulla quale voglio partire per spiegarvi iRacing ed il mio punto di vista rispetto a questo titolo. iRacing nasce dall'idea di un certo sviluppatore di IndyCar, della Papyrus, se non sapete chi è Wikipedia, che ha deciso di creare questo tool, questo servizio, perché così è un servizio iRacing, da offrire a quei piloti che hanno esigenze per quanto riguarda la simulazione a livello elite e vi spiego subito perché. iRacing è composto intanto in termini tecnici, gira su un browser, cosa che per me è stato, l'ho sempre detto, un qualcosa di eccezionale. Quando lo fate partire si apre il browser e vi ritrovate nella macchina. Infatti non so se si vede, ma questo qui è un browser in triple screen e vi ritrovate nel mondo di iRacing, quindi già questo è micidiale, sta cosa qua, mi ha sempre impressionato. E in pratica siete seguiti da un regolamento ferreo che vale sia in pista che fuori. E vi spiego. In pista voi dovete assolutamente seguire delle regole ben specifiche. Oltre a quelle internazionali della FIA, c'è una regola che è implementata ed è quella del comportamento in pista e della vostra pulizia di guida. Infatti siete tributari di una classifica, di un ranking, che è formata dai punti che andate ad aumentare ogni volta che fate delle gare pulite, magari se vincete, e se non toccate nessuno e se non siete toccati, perché le collisioni sono penalizzate, le uscite di pista sono penalizzate, i tagli di pista sono penalizzati. E questo è un qualcosa che nelle lobby pubbliche non esiste. Potete mettere qualsiasi tipo di applicazione, non sarà mai implementato per adesso, in questo momento, come su iRacing. Infatti gli altri titoli ne stanno bene, stanno, diciamo, si stanno adattando, guardando Project Cars 2 e Assetto Corsa, competizione, questi ranking stanno uscendo fuori. Ma iRacing ce l'ha ben rodato da tanti anni, anche se secondo me c'è la pecca del fatto che a volte quando si è colpiti e quindi non si accolpa, questo punteggio purtroppo viene penalizzato anche da chi subisce la collisione. Quindi già questo qua era una cosa che mi aveva infastidito, trovo una pecca rispetto a questo, però diventa difficile, penso, poter calcolare l'urto da chi, da come. Vabbè, comunque, non posso addentrarmi troppo nel discorso. Infatti non è questo che mi ha fatto abbandonare all'epoca iRacing. E un'altra regola ferrea è quello che bisogna avere tempo, perché iRacing è non ha l'immediatezza di un titolo comune, chiamiamolo così, o degli altri blasonati, nel senso che io mi metto in postazione, accendo il computer, avvio iRacing, clicco e gioco con gli altri. No, tutto è programmato come le gare vere. Dovete iscrivervi alla gara, quindi prenotarvi, fare le pratiche, fare le qualifiche e poi andare in gara. Ce ne sono tantissime, però se io dalle 8 alle 8 e mezza ho tempo per farmi una gara, è inutile che accendo iRacing, perché se non è programmata in quell'orario di mezz'ora, non avrò mai la gara. Oltretutto non mi ricordo la programmazione, se è di 10, 15 minuti, 20 minuti a gara. Fate il conto tra pratica, qualifica e gara, il tempo che ci vuole, e deve essere proprio in mezzo al vostro tempo che avete a disposizione. Ora, sicuramente dimenticherò di dire tante cose di iRacing, perché poi il messaggio principale di questo video lo capirete alla fine. E oltretutto aggiungerei che per una classe elite, chiamiamola così, ristretta, perché iRacing ha la caratteristica, essendo un servizio, che qualsiasi cosa tu utilizzi all'interno di iRacing lo devi pagare. Cosa utilizzi? Le macchine ed i circuiti. Quindi, quando si aumenta e quindi si passa di livello, perché questo ranking che vi dicevo, quando superate un certo punteggio vi apre, diciamo, delle licenze per poter accedere a degli eventi e alla possibilità di utilizzare altre auto e altri circuiti, le auto che vi servono per questa licenza si pagano, non sono incluse nel forfait del vostro abbonamento, e anche i circuiti. E uno potrebbe dire: sì, Fabri, però i circuiti sono in laser scan.
Ci mancherebbe, però se contiamo tutto il pacchetto di iRacing mi pare che siano 1000 dollari, 1000 euro. E qui potreste contestarmi e sarei d'accordo con voi dicendomi: sì, ma Fabri, non è che devi comprare tutti i pacchetti di iRacing per poter giocare. Effettivamente non è così, perché? Perché uno che sceglie di andare su iRacing è un pilota che ha un stile di guida ed ha delle preferenze specifiche per quanto riguarda le categorie di auto. Quindi effettivamente ci sono delle serie come le GT3 oppure le NASCAR oppure le V8 Superstar, mi sembra che si chiamano così. Adesso hanno anche implementato il rallycross, e quindi uno potrebbe dire: io voglio fare solo GT3, quindi mi servono solo le categorie GT3 e solo i circuiti in cui si gira su GT3. Quindi questo è anche da dirlo, ed è comunque un qualcosa che fa parte di quello che offre Raceroom Pay, paghi per quello che prendi effettivamente. Comunque rimane il fatto che il gioco, quando tu prendi la licenza, non ce l'hai completo e che comunque devi sborsare dei soldi per avere i contenuti. Vabbè, questa è la politica di iRacing e così e basta. E quindi di conseguenza chi non ha le possibilità, o comunque quelli di giovane età che non hanno dietro finanziariamente quello che serve. Non tutti, perché ci sono ragazzini che hanno più soldi di me, vabbè, questo è un altro discorso. Diciamo che fa una cernita, perché comunque trovarsi un quindicenne su iRacing è più difficile che trovare magari un quarantenne come me, che magari ha un lavoro dietro e che può permettersi gli acquisti. E tornando al discorso del tempo, bisogna avere tempo, quindi soldi, tempo. Il fatto che sia ferreo in termini di regolamento e che comunque ci sia un ranking che sta sempre lì, il race control, dicendo: hai tagliato, sei uscito, contatto, eccetera, può, anzi è sicuro, fa una cernita di quelli che sono i videogiocatori che usano iRacing. E qui potreste dirmi: e quanti sono? Sono tanti. Contano oltre 60.000 account, se non sbaglio, gli ultimi dati erano così, di giocatori attivi. Quindi ragazzi, voglio dire, poi io parlavo di servizio. iRacing ha un netcode pauroso che nessuno di quelli che sono, diciamo, i concorrenti può offrire in questo momento. Offre delle competizioni online con un seguito a livello di mondiale per quanto riguarda le dirette su YouTube, Twitch, eccetera. C'è uno staff completo che gestisce tutto quello che serve, miglioramenti, eccetera, ed in più avete la possibilità, se avete subito un torto in pista, di poter fare un reclamo. Mamma mia, che servizio, ragazzi! E con tutto questo posso dirvi che man mano che salite nelle categorie, se riuscite ad arrivare alla Formula 1, al mondiale di Formula 1, addirittura i vincitori prendono soldi. Mi pare che sia un bel servizio. Ora, credo che ci siano anche degli voucher disponibili per certe categorie per poter fare degli acquisti su iRacing, quindi avere i contenuti gratis. Poi è vero anche che hanno in America questo Black Friday, che ormai è diventato anche europeo, in cui in questo periodo qui potete comprare delle licenze a un terzo del prezzo, quindi molto interessante. E ci sono sempre delle promozioni, quindi ha un costo, sì, realmente, però se uno fa gli acquisti in modo intelligente può comunque portare a casa iRacing in modo abbastanza completo, per il proprio stile di gioco, a un prezzo comunque ridotto rispetto a quello che è il listino. Per quanto mi riguarda, iRacing mi blocca per quanto riguarda l'immediatezza e il fattore tempo. L'immediatezza è che io, giocatore della domenica, preferisco giocare con il mio amico che conosco, essere collegato in chat e giocare con lui. iRacing, almeno che tu non ti affitti un server che costa comunque parecchi soldi, incontrare un tuo amico diventa comunque complesso. Almeno che abbiano implementato qualcosa che io non lo sappia, ditemelo voi nei commenti, perché io non ci sono riuscito. Ne ho un paio di amici e non sono mai riuscito a essere nello stesso server, forse una volta sola. Quindi dicevo: affitti un server, oppure t'attacchi e giri con quelli che ti capita. Creare un campionato tuo, almeno che non affitti un server che costa un botto di soldi, non puoi farlo. E soprattutto non puoi, come dicevo, decidere: io alle 8 e 23 voglio farmi una gara. Non puoi. Ma fa parte della politica e della struttura di questo gioco, quindi uno non gliele può volere ai iRacing perché non è fatto come vogliamo noi. È
È così, se vuoi sei tu che ti adatti. Sei un hardcore pilot, driver, che ho detto una cazzata, allora iRacing è per te, però ti devi tu piegare alle regole. E questa è una cosa che mi affascina comunque. Non posso sposare questa politica perché la mia vita non me lo permette, però mi affascina perché sei tu che ti devi adattare. Cioè, c'è un sistema computerizzato che ti dice, cioè, il sistema dice sei stato penalizzato. Ma no, ma che dice? Oh, ma sì, sei stato, basta, è finita, morta lì. Cioè, il tuo ranking si mette, si aggiorna, finito. È fantastica questa cosa qua. Poi, cosa aggiungere? Che graficamente, sì, è un pelino indietro rispetto, diciamo, l'aspetto tecnico è un po' indietro rispetto agli altri simulatori, ma che me ne frega a me che si vede l'ombra sfrattagliata, l'anti-aliasing, eccetera. Mi interessa niente. Se il gioco è bellissimo, però non mi fa tenere il culo su questa postazione, non serve a nulla. Ma allora, che cosa offre iRacing? iRacing, ve lo dico subito, ragazzi. iRacing è, come dice Michele, un amico mio, è una bomba atomica. Sapete perché? Perché c'è un force feedback che. Non lo so, è troppo, è micidiale. E non me lo ricordavo, non so se l'hanno implementato da poco quello che è, ma è micidiale. C'è una cosa mostruosa. La connessione con l'asfalto, tra voi e l'asfalto, è quasi è realistica. Cioè non c'è quella sensazione di peso, artificial force feedback o quello che è. No. Certo, bisogna avere una periferica medio alta perché sennò magari non si ha ritorno. Io immagino con un Direct Drive iRacing cosa potrebbe offrire. Io ho il T300 che anche il cambio della forza rispetto alla posizione della macchina o all'evoluzione che sta avendo in pista, al consumo delle gomme, non riesco a spiegarlo, ragazzi. Bisognerebbe provarlo perché è bellissimo, è veramente bellissimo. E questa complessità della fisica mi ricorda tanto R-Factor 2, però R-Factor 2 non è limitante come lo è iRacing perché gli mancano tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. E devo dire che quello che mi ha colpito particolarmente è questo: è sentire la macchina, è quello che un giocatore di simulazione di guida vuole sentire. La macchina perde il posteriore, lo senti, manca grip, lo senti, sei andato lungo e cerchi di recuperare, lo senti, sovrasterzo, sottosterzo. Ma ragazzi, io non voglio fare dei confronti con altri titoli, però non lo so, io non passo iRacing, mi girerò questo mese qui con iRacing perché vi ripeto, io le restrizioni che ho sono il tempo, l'impegno che comunque prende questo tipo di servizio di simulazione di guida su browser, però è un peccato, perché se fosse un pelino più aperto rispetto alla gestione delle gare, un po' come mi pare, sarebbe, penso che passerei iRacing tutta la vita. Ragazzi, anche col cambio d'H non puoi sbagliare un innesto, la macchina si comporta nel modo giusto, se scali troppo forte parte. Mamma mia, ho provato un paio di auto da brividi, cioè veramente da brividi. iRacing è veramente un gran titolo, c'è poco da fare. E chi dice il contrario, io non so cosa dirvi. Cioè è inutile dire, non dico gli altri titoli, non mi piace fare dei comparativi, non mi piace, lo sapete. Però iRacing, ragazzi, mi ha colpito particolarmente. Poi, a livello di grafica ci sono anche le nubi che sembrano delle foto così, ci sono delle aberrazioni a livello grafico, ma che mi interessa, veramente è fantastico. Quindi io quello che dico è che è un titolo che sicuramente fa la selezione di suo per quanto riguarda i giocatori in pista, questo c'è poco da dire, però anche a fare qualche giro di prova così, a testare le macchine, veramente dà una soddisfazione mostruosa, un divertimento che pochi sanno offrire, questo posso dirlo di iRacing, e spero che rimanga così, nel senso che sia veramente riservato a pochi, e perché penso che l'essenza comunque di un vero simulazione sia basato anche sul fatto che l'impegno che il pilota deve mettere è direttamente proporzionale a quello che offre comunque il titolo. Allora, penso di essermi abbastanza spiegato bene per quanto riguarda il mio pensiero su iRacing, gran titolo. Se non l'avete fatto, prendete 13,90 euro, spendeteli giusto per provarlo, fatevi anche qualche gara online che vale veramente la pena. Ovviamente non vi aspettate di accendere il PC e fare una gara perché
funziona così, e ho server, gli amici, eccetera, non succede. Quindi, ragazzi, se volete veramente mettervi l'impegno ed è quello che ricercate, sto titolo qua fa per voi. Altrimenti rimane il resto del mondo, anche se comunque vi ripeto, attenzione, non è che è il simulatore definitivo, è un gran bel titolo, è mostruoso, c'è poco da fare. A livello di force feedback, R-Factor 2 e iRacing, però per me gran titolo. Ci vuole tempo, soldi e impegno. Questo è iRacing. Quindi ragazzi, su queste mie opinioni assolutamente opinabili e su questo mio pensiero che è stato un po' vago perché insomma io non sono entrato nel dettaglio, potrei parlarvi di tantissime altre cose, anche delle gomme, come si comportano eccetera eccetera, magari sarà motivo per me di fare un altro video. Io concluderei qui dicendovi che iRacing è veramente un gran titolo, peccato per le restrizioni perché se no sarebbe veramente un gioco di massa che avrebbe sbancato totalmente per quanto riguarda i giochi di simulazione di guida. Ragazzi, su questo io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Se non siete d'accordo con me, lasciate un commento qui sotto. Se siete d'accordo con me, lasciate un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Mamma mia, sta frase qua la ripeto sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao!